L'idea è maturata qualche mese fa, nell'estate scorsa, tra l'estate e l'autunno, e poi chiaramente abbiamo cominciato ad entrare nella fase operativa ed è molto bella l'idea perché va a recuperare delle opere che sono custodite e conservate nei depositi della Pinacoteca, e ci siamo concentrate soprattutto sui ritratti, ritratti dei nostri storici, artisti notissimi, da Mario Biazzi a Renzo Botti, ad Antonio Emilio Rizzi, a Vittori, a Rata. Quindi ci sono veramente i nomi dei più grandi nostri artisti dei primi 3-4 decenni, insomma, del Novecento. E quindi da lì poi è partita una doppia ricerca. La ricerca archivistica condotta da Liliana Ruggeri, che è l'altra curatrice della mostra, e una ricerca più storico-estetico-critica da parte appunto della sottoscritta. Sono 48 opere, insieme a questi dipinti e anche qualche disegno, ci saranno esposti in bacheche all'ingresso della mostra anche dei documenti, proprio per andare un pochino più nel particolare, no? Soprattutto di certi personaggi che sono stati ritratti e di cui si sapeva poco o niente. Invece, grazie proprio alla ricerca d'archivio, le fonti hanno permesso di ricostruire biografie, di ricostruire professioni, di ricostruire insomma la statura morale e professionale di molti dei personaggi che poi sono ritratti appunto in questi dipinti. L'appuntamento è dal 22 marzo al 1 luglio, quindi diciamo che qualche mese per poter vedere e rivedere, se uno ne ha voglia ovviamente, e approfondire il percorso di questa mostra, con un'anticipazione il 20 marzo in Sala Puerari alle ore 17, in cui appunto ci si farà un'anteprima, racconteremo al pubblico che vorrà seguirci in maniera un pochino più approfondita, facendo vedere appunto documenti e immagini, la mostra e il suo percorso.